una cosa bellissima, le tradizioni locali è una cosa importantissima e devono essere sempre tramandate e significate. È stata veramente una bella esperienza con la deposizione della corona nello specchio acqueo tra Oneglia e Porto Maurizio. È stato anche un momento per rivedervi questo porto, il Porto Maurizio San Lazzaro, che tante risorse doveva dare alla città e tanti problemi ha portato. È stata anche una bella occasione entrare a Oneglia, poter salutare la parte peschereccia, poter salutare tutta la zona di Calatacunio interessata dalle feste di San Giovanni, che in questo momento porta tantissima gente in panchina. Quindi veramente un bel momento che da un lato fa riflettere e ci porta a capire l'importanza veramente imperia delle associazioni. Se noi non avessimo associazioni che mantengono vive queste tradizioni, in particolar modo nella fattispecie la Stella Mari, perderemmo un patrimonio culturale immenso e non avremmo risposte in termini culturali, in termini turistici da dare alla città. Questi eventi sono importanti, ma sono anche dei momenti turistici veramente significativi. Poter rianalizzare il porto dall'interno del bacino, capire tante cose, mi ha fatto veramente piacere. Sono sicuro che è stato un momento che mi ha arricchito, che potrò mettere a futuro il giorno che sarò in Comune del Ministero. Beh, è una tradizione di Porto Maurizio importante, una tradizione che è stata portata avanti dalla Stella Maris, che è una bella associazione imperiese di pesca dilettantistica che contribuisce al turismo e anche all'economia della nostra città. La pesca è per Imperia una cosa importante, quella professionista dei pescherecci, ma anche quella dilettantistica. È un settore, quello della pesca, che bisogna sempre incentivare, perché fa parte della storia della nostra città e fa parte anche della crescita economica che vogliamo dare a Imperia.